Buongiorno fanciulle, buongiorno fanciulli, come state? Bentornate e bentornati sul canale. Sto recuperando la voce e possiamo ricominciare con i nuovi interattivi. I video riportati in home rispondevano alle domande e quindi alle questioni urgenti che mi avete richiesto nel corso di questi giorni. Quindi, come prima risposta, ho preferito intanto ricondividere nella home del canale argomenti simili. Adesso però possiamo riprendere e procedere e realizziamo un video a due varianti, la 1 e la 2. Lasciatemi sempre i vostri commenti se vi fa piacere, perdonatemi ancora questa voce un pochettino ruvida, così un po' tipo carta vetrata, però non ci possiamo fare nulla perché al momento questo passa al convento. Ma direi che possiamo cominciare e l'argomento è: qualcuno sta per dichiararti i suoi sentimenti. Cerchiamo di capire non tanto chi è, ma cosa ti dirà. E poi, ovviamente, se le carte ci forniranno degli elementi utili per contestualizzare un po' il momento, il come, il quando, il chi, è ovvio che noi non lesineremo dal dire quel che viene fuori. Io direi di cominciare subito proprio dalla nostra variante numero 1. Avete i tempi qui sotto, potete andare direttamente e sempre qui sotto trovate l'indirizzo per contattarmi per i consulti personali, che poi è un indirizzo email facilissimo, tarocchi@alchemico@gmail.com. Partiamo dunque con la prima variante, la prima delle nostre due varianti. E ho interrotto il video in modo da salvare l'introduzione, poi salveremo la prima variante e poi la seconda. Ma allora, c'è qualcuno che vi vuole dichiarare i suoi sentimenti? E soprattutto, che cosa vuole dichiararvi per la prima variante? Beh, iniziamo con la carta del diavolo. Si tratta di un'ossessione? Si tratta di un inganno? Abbiamo una situazione nascosta lì nell'ombra, un triangolo? Cosa c'è? Comunque, sensualità, sessualità, attrazione, fisicità. Non è detto che qui non ci sia già stato qualcosina. Forse vi state prendendo un pochettino in giro, non tanto nei sentimenti, ma in quelle premesse che poi alla fine non sono mai state dichiarate, quindi ciascuno di voi crede una cosa dell'altro e poi alla fine non è così. Comunque abbiamo due persone che si piacciono innanzitutto fisicamente, che potrebbero aver già avuto momenti di intimità, fortemente legate l'una all'altra, potrebbe trattarsi di una storia in essere e con buona probabilità una storia clandestina. Però qualcosa sta cambiando, o meglio, per quanto le nostre scimmiette dispettose possano rappresentare un cambiamento reale o solamente una sorta di presa in giro, una beffa, un raggiro, cosa c'è? Evidentemente in questa coppia uno dei due personaggi la pensa diversamente dall'altro, potrebbe aver chiesto delle prove. Non dico una garanzia per quanto riguarda il sentimento, ma la possibilità di far evolvere in qualcosa di diverso quello che nell'oggi è una storia nell'ombra. E l'altro, uomo o donna, potrebbe aver acconsentito solo che le sue parole sono rimaste chiacchiere, quindi parole al vento, alle quali non corrisponde nulla all'atto pratico. Quindi questa ruota ci parla di un qualcosa che si sblocca o semplicemente di un qualcosa che sta continuando a girare intorno al suo perno, e quando c'è un qualcosa di così forte al centro di una circonferenza e quando questo qualcosa possiamo associarlo a una persona, beh, parliamo comunque di un carattere egocentrico, egoista o anche un carattere narcisista. Tutto ruota intorno a me, quello che io dico è verità, anche se non si dà all'atto pratico, questo non vuol dire nulla. E se non si dà, probabilmente non dipende da me, dipende dai fattori esterni. Cosa però? Beh, qui c'è una donna che sta iniziando veramente a scocciarsi. È una regina di bastoni, quindi è passionale. Sicuramente ha accettato fin dall'inizio la condizione di amante o viceversa. All'atto pratico oggi vorrebbe vivere una storia ben diversa, senza rinnegare quello che è stato, non ci nascondiamo dietro un dito, ma vorrei far evolvere questa storia in qualcosa di nuovo, in qualcosa di molto più appagante, di un qualcosa alla luce del sole. Tu mi hai fatto delle promesse e non le stai mantenendo, ci stai girando intorno. Quindi questa persona verrà a dichiararsi a voi e si dichiarerà al mondo, cioè alla luce del sole, la vostra storia diventerà ufficiale o non lo farà?
Al momento sta cercando di guadagnare tempo all'interno del nostro stesso accampamento, lì dove non siamo nemici l'uno con l'altro e dove io, in questo contesto intimo e familiare tra noi, voglio darti prova della mia fedeltà e del mio impegno, poi in realtà sono il primo che va a seminare incertezze, piccoli ostacoli affinché esse possano diventare un alibi dietro il quale nascondermi. Quindi sta temporeggiando. Perché? Perché ha paura. Allora, non solo ha paura, ma questa persona deve trovare il coraggio, ed ecco il nostro coniglietto nascosto dietro l'asso di bastoni, che guarda un castello lontano, innanzitutto di trasformare la sua paura in coraggio, quindi tutta la trasformazione alchemica dal piombo all'oro. Ma dall'altra parte c'è la moglie, c'è la donna ufficiale, c'è la situazione ufficiale, che già da molto tempo evidentemente vive una fase di difficoltà e questa persona sta iniziando a spegnersi. Lui comunque non è un uomo presente per la famiglia. Forse non hanno mai affrontato il discorso e quindi lui non sa proprio come approcciarlo, questo discorso, come aprirlo, perché questa donna evidentemente non ha mai fatto nulla di male contro di lui. Non se l'aspetta, e se se l'aspetta, una donna che soffrirà tantissimo, questa cosa lui la sa, vorrebbe saltare questo passaggio, questa prova. Quindi magari a voi ha fatto delle promesse e gira intorno a queste promesse e non le sblocca alla fine, inventandosi tutte le bugie di questo mondo. E con questa donna invece non riesce proprio ad affrontare l'argomento. Evidentemente non hanno motivi di litigio, di attrito, quindi non c'è un qualcosa a cui si può appigliare, assolutamente. Fa profonda difficoltà. Ma si dichiarerà a voi? Cioè quest'uomo, nonostante tutto, verrà da voi parlandovi d'amore, del suo amore e spiegandovi che cosa rappresentate per lui? Allora, diciamo che questo uomo ha intenzione di stare con voi, ha intenzione di costruire qualcosa con voi, ha intenzione di condividere il futuro con voi. Piccola tartaruga, qui andiamo a passo veramente lento, però qualcosa di buono verrà raccolto e proprio quando non ve l'aspettate più, questo uomo si farà avanti. Nell'oggi avete semplicemente le sue parole e le sue promesse. Questa comunicazione a distanza vi verrebbe da dire: non condividete la quotidianità, avete più un'immagine, una fotografia, che non dei momenti assieme. Ora cerchiamo di comprendere un attimo questa carta. La donna ufficiale, com'è la situazione dentro casa? Eh sì, è la donna ufficiale, la regina dei denari, nonché poi, tra l'altro, è la persona con la quale lui deve confrontarsi per quanto riguarda l'aspetto economico, pratico, sociale e sociale anche nelle relazioni con gli altri della famiglia. Quindi, comunque, con questa donna lui ha delle questioni aperte a livello proprio di soldi, di casa, di lavoro. E questa donna ovviamente ha tutte le ragioni e il diritto anche di rivendicare quello che è suo. Quindi questo uomo che vuole dichiararsi a voi e che non trova il coraggio di affrontare la situazione ufficiale, che in questo momento ha paura di aprire la discussione e che vorrebbe delegare tutto a qualcuno che lo può fare per lui, quindi una figura professionale, ovviamente reale, vera, quindi io non posso muovermi, non posso espormi, non posso far scoppiare la bomba dentro casa, dovrei trovare qualcuno che mi può aiutare, mi può suggerire, mi può dare delle dritte, ma voglio stare con te. Vuole stare con voi? Solo questione di tempo. Eh sì, qui c'è una chiusura per quanto riguarda la storia ufficiale. Tanta pazienza. Attendere che questo uomo, una volta recuperata la propria indipendenza, possa allontanarsi e
e cercherà di allontanarsi, non dico con dei sotterfugi, però è come se lui volesse chiudere prima la storia senza far comprendere che c'è un'altra storia in essere che poi rappresenta il chiodo scacciachiodo. Allora questo uomo tende a voi, verrà verso di voi, vuole raggiungervi, vuole dichiararsi. La sua dichiarazione è semplicemente una conferma per voi perché comunque voi vi amate, vi piacete molto, vi conoscete già, c'è stata già intimità. Quindi tutto quello che nell'oggi viene vissuto nell'ombra di nascosto diventerà armonia e vissuto alla luce del sole. Il problema, se problema vogliamo chiamarlo, è il fatto che questo uomo non è libero e deve affrontare la questione con la donna ufficiale. Questa donna ufficiale ha tutto il diritto di rivendicare quello che è suo e gli può creare delle difficoltà. All'atto pratico non ci sono in essere delle discussioni tali per cui mi inserisco, acuisco il problema e faccio scoppiare la bomba, no? Quindi non so come iniziare tutta questa trasformazione, però alla fine qualcosa accade. Quindi che cosa vi dichiarerà questo uomo nell'attesa di riuscire a venire da voi e restare con voi? Cosa vi dichiarerà? Gli amanti, di essere innamorato, ma proprio colpo di fulmine, assolutamente no, vabbè, cioè le carte sono meravigliose, sono spettacolari, cioè voi siete una scelta, veramente una scelta per la quale non hai idea di quali saranno le conseguenze nel bene e nel male, ma io ti ho scelta. Sì, è questione di tempo, non è semplice, mi pongo anche al problema morale, sesso, sentimento, la donna ufficiale, la donna che sembra corrompermi, corrompere la mia anima, attirarmi con l'inganno, ma così non è. No, qui partite proprio da una fisicità pazzesca che vi avvicina tantissimo, vi attrae tantissimo, che sta sconvolgendo la vostra vita, ha sconvolto la sua, sconvolge la vostra, a distanza vi pensate proprio da morire. E questa alchimia che parte dal corpo, che tocca l'anima, la mente, è veramente qualcosa di raro. Ripeto, prendiamo un'altra carta solo per capire come andrà a finire la storia, perché qui stiamo proprio smaniando, stiamo smaniando fortemente, a voi tocca portare pazienza per le tempistiche un pochettino lunghe dovute dal fatto che non è semplice affrontare la questione, ma lui è sincero, ben disposto verso di voi e veramente vi desidera tantissimo, per quanto poi alla fine credo che questa cosa in realtà sia un qualcosa di ricambiato. È lui che deve prendere la decisione, sta ponderando, il re di spade che deve dare un taglio, deve esercitare la sua autorità, deve lasciare il suo trono tutto alle sue spalle. Eh sì, solo lui lo può fare, non lo può fare nessuno al posto suo. Assolutamente, per ora siete ancora la donna nell'ombra. Quindi che cosa viene a dirvi questa persona? È solo questione di tempo, al momento giusto lo farò, perché sto dicendo al momento giusto. La nostra Excalibur, nessuno la può strappare dalla sua pietra un attimo prima o un attimo dopo. E soprattutto non lo può fare se non la persona designata per riuscire a staccare da questo masso la spada. Voi siete nella posizione della sacerdotessa che in fondo tante cose le intuisce, molte le sa, tante altre invece no, e dovete solo portare pazienza. Questa notte finirà e si andrà verso questo sole. Il mio desiderio è di stare con te. Io vengo solo a ribadirti sentimenti e desideri. Non è che ti devo fare chissà quale altra dichiarazione. La mia dichiarazione la vedi tutti i giorni con i miei atteggiamenti verso di te. Sappi che io voglio incamminarmi verso di te, voglio venire verso di te, voglio costruire qualcosa con te. Ma al momento è difficile per me muovermi perché lei ha un carisma, un ruolo tale per cui può benissimo bloccarmi. Quindi sto cercando di giocarmi al meglio le mie carte. Perché? Perché lui è sicuro e certo della riuscita del vostro proposito, del suo proposito. E comunque voi, rispetto alla donna che è al fianco, senza nulla togliere per questa donna che è al fianco, che lo limita tantissimo, lo condiziona e comunque l'energia è molto più pesante nei suoi confronti rispetto alla vostra. E poi si tratta di un rapporto ormai finito, abbiamo una bara, una donna vestita a lutto, bisogna elaborare, andare oltre, non c'è più nulla che può accadere tra di noi, quello che doveva essere già stato. Tu sei una rinascita, sei una ripartenza, sei una porta attraverso la quale io chiudo con quello che è stato e apro con quello che potrà essere e quello che sarà. No, l'attirate tantissimo. Questa persona è profondamente innamorata di voi, ma soprattutto è profondamente attratta da voi. Fatemi sapere, variante 1. Passiamo alla variante 2. Allora, continuiamo con le nostre varianti.
E passiamo alla variante 2, interrompendo e riprendendo. Variante 2. C'è qualcuno che vuole dichiararsi? E che cosa vi dichiarerà? Beh, re di bastoni. Però questo re di bastoni se la tira un pochettino, eh. Ha messo muro, vi dà le spalle, sta lì, pretende, ascesa sociale. Ho raggiunto un posto importante, faccio un lavoro che mi pone in alto, mi rende visibile agli occhi degli altri. Sono riuscito a salire questi scalini. Quindi ho anche migliorato la mia condizione economica e sono un uomo che evidentemente si aspetta un gesto da parte di una donna, forse da parte vostra. Sembra però molto chiuso in sé. Vediamo un po' perché. Tutto questo orgoglio e questo atteggiamento. Confusione che non vuole darvi a vedere, sta dissimulando. Paradossalmente, il cavaliere, in questo caso, o meglio, il personaggio trasportato dal carro, guarda in un'altra direzione, non davanti a sé, e anche Leoni, che dovrebbero trovare, no? Coraggio di andare avanti e di guardare in faccia il futuro, fanno un po' i finti tonti, guardano anche loro a destra e a sinistra, si guardano negli occhi. Cioè, questo uomo si aspetta che siate voi a raggiungerlo per fare chiarezza. La sua confusione nella parte d'ombra della carta, non nella parte di luce. Quindi io ti osservo e faccio finta di no. Vorrei parlarti, ma sto in silenzio. Vorrei muovermi, ma non mi muovo. Pretendo che sia tu a muoverti. Io voglio dichiararti, ma mi dichiaro solo se ti dichiari tu. Bel tipo. E che cosa vorrebbe sentirsi dire questo uomo? Beh, che siete innamoratissime, cavaliere di coppe. È quello che vorrebbe dirvi. Io resto nell'ombra, ma come fai a non capirlo? È così evidente. Cioè, vi si para davanti uno del genere che mi ricorda Dracula nel film con Anthony Hopkins e Gary Oldman, dove lui aveva questa armatura. Cioè, è ovvio che vi spaventate. I gesti di questo uomo, che per lui sono dei gesti d'amore e corteggiamento così evidenti. Diciamo che visti di notte da soli in un bosco vi fanno morire di paura. Non vi sembra il cavaliere romantico che viene, no, a corteggiarvi, portarvi via dalla torre e salvarvi? Ma veramente ve la fate a gambe levate tutta la strada e tutto assieme. Cioè, voglio dire, c'è una rigidità di fondo, c'è una durezza e una spigolosità, chiamiamola così, di fondo, che fanno parte del suo carattere. Non sarà cattiveria, però così appare e così è. Che in fondo rendono mancati i suoi atti, sterili i suoi gesti, e piuttosto che ottenere quello che vorrebbe, ottiene tutto il contrario. Invece di attrarvi, vi fa scappare. Cioè, lui vuole andare avanti e tutto si blocca perché lui va a sabotarsi da solo. Non cambia il modo, non mette in discussione il suo modo di agire e non capisce che in fondo il messaggio non giunge, non viene decodificato e quindi le vostre azioni non sono una risposta, una reazione, sono delle azioni fini a se stesse, proprio perché è come se voi non lo prendeste in considerazione, ma non perché lo volete snobbare, perché non vi rendete neanche conto che lui sta cercando di parlarvi d'amore e con amore. No, non ci riesce, cioè, anzi, è piuttosto adirato sulle sue, offeso, ma come fai a non capire? Guarda quanti gesti ho fatto verso di te, cioè adesso non mi muovo più, io non mi muovo più, se non ti muovi tu non avrai più nulla da me. E voi invece lì nell'angolo che neanche vi siete rese conto che questo uomo sta soffrendo per voi. Fantastico, no, no, si è proprio chiuso. Io vorrei solo farvi notare la facciaccia brutta in senso buono che ha questo tipo dalla capatosta, dalla capoccia, dalla testa dura, 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 dura. Guarda, mi metto proprio la camicia da notte, da stanza. Volevo comunicare, ti volevo scrivere, ma neanche lo so fare con questo cellulare tra le mani, questo qualcosa tra le mani. Invece, io sono da penna e foglio, sono di un'altra epoca, di un'altra generazione. Se non lo sono di età, lo sono di testa. Io sono chiuso dentro casa, non ne voglio sapere nulla, anzi forse ho fatto pure troppo. Il problema grande, ripeto, è che nella sua testa si è svolto tutto il film, chiaro, evidente, perfetto, un'ottima fotografia, ottima colonna sonora, attore protagonista. Non si è reso conto che non si è capito un tubo della trama, proprio nulla. Le sue intenzioni, boh, solo lui le sa. La coprotagonista non è mai comparsa in scena. Si è fatto tutto il film nella testa, non ha mai provato la parte con l'altra, non hanno mai dialogato.
come se in realtà non l'ha mai presa in considerazione, lui ha recitato per sé la parte sua e la parte della donna, che in realtà di tutto questo non si è resa conto. Quindi voi sappiate che c'è uno spasimante, che ce l'ha pure con voi perché non avete capito niente, che voleva dichiararsi, l'ha fatto in mille modi e non avete capito niente, che si aspetta un vostro gesto, una vostra dichiarazione, non state facendo niente, sappiate che lui è già arrabbiato con voi. Fanciulle. E voi ve la tirate per lui, avete il suo cuore in pugno, in mano, la sua vita, lo fate soffrire, avete il coltello da parte del manico e vi fate anche forti, vi sorreggete a queste sue, no, pene, a questi suoi dolori. Voi che lo ammaliate, che siete così pericolosa perché risvegliate un desiderio di una sensualità che lui sta cercando di non ascoltare. Cosa prova per voi questo uomo? Ragazze, regina di coppa, innamorato. Però, che cosa c'è che un pochettino lo turba? La vostra immagine è un po' duplice. Questo chiaro di luna, questa notte, che non si capisce bene di cosa sta parlando. O lui, nella visione onirica che ha della vostra persona, vi ha già spogliate totalmente del ruolo, dei vestiti, delle apparenze. È andato oltre, ma molto oltre. Cioè, nelle sue fantasie questa storia ha già avuto un'evoluzione. Ecco perché poi alla fine ce l'ha con voi. È come se tra di voi si fosse creata un'intimità tale per cui lui nella sua testa dialoga da mesi con la vostra persona e siete costantemente in contatto e si illude talmente tanto di avervi a fianco che sembra quasi non sentire il bisogno di conoscervi realmente. Quando poi all'atto pratico, certo, voi probabilmente avete anche curiosità per questo uomo, molto più superficiale e romantica che non appassionata e passionale, è come se lui vi desse la colpa di torturarlo, lo state torturando perché lo state in maniera ingannevole seducendo, lo state, come possiamo dire, provocando. Ecco, tu da questi e con questi atteggiamenti così puritani, tutta tu sulle tue, poi in realtà sei ben diversa da come ti mostri. Ecco, questo è quello che lui pensa. Lui pensa di essere stato provocato da voi, di aver fatto tutto per voi, di avervi fatto capire i suoi sentimenti, invece voi non avete capito niente, non avete realizzato nulla. Quindi, però, all'atto pratico verrà da voi a dichiarare qualcosa. Allora, lo vuole fare, lo farà. Con il tempo, lo farà controvoglia, gli costerà tantissimo. Questo raggiungervi a questo uomo costerà tantissimo, soprattutto nell'orgoglio. Però, come abbiamo detto, è un tipo proprio strano. Forse voi avete fiutato qualcosa, lo guardate da lontano, non riuscite a capire dove vuole andare a parare. E quindi poi alla fine non vi esponete, non vi mettete in gioco perché effettivamente lui non vi dà modo e maniera di comprendere i suoi desideri e le sue finalità. Gli costerà molto caro, ma alla fine cosa farà? Ragazze, questo vi rincorre. Scappate che se ve piglia, altro che luna piena. Mette in chiaro tutto. Allora, qui c'è una tensione fisica pazzesca e veramente una sessualità fortissima. E quando c'è chimica, c'è chimica, c'è poco da fare. E probabilmente questo tipo di sensualità c'è da ambe le parti, questa percezione profonda. E non è mai avvenuto un granché all'atto pratico, quindi neppure possiamo dire che vi siete fatti promesse o avete fatto programmi. È una tensione che è aumentata con il tempo, tanto da sfiorare il limite dell'accettabile. Tu mi stai provocando, stai esagerando, se ti prendo veramente ti do anche il resto. Che detta così suona male, però più o meno funziona in questo modo, per questa seconda variante, l'uomo con la donna o la donna con l'uomo, entrambi. Quindi qui voi scappate e siete la preda di questo cacciatore. E avete degli atteggiamenti un pochettino ambigui, questo sì, o meglio, anche voi non state comunicando in maniera molto limpida, ma non perché vi state ingannando. Lui non si dichiara, voi non volete essere la prima a farlo. Evidentemente questa volontà di entrare in confidenza e in intimità c'è da tutte e due le parti.
i vostri stessi dubbi vi osservano quasi stupiti e perché non comprendono. Voi mettete il dubbio al dubbio stesso dentro di voi. E qui abbiamo una sorta di Diana con il suo arco che scappa, scappa nel bosco e abbiamo questo cacciatore, in realtà questo imperatore, che è tutto pronto per un'avventura, per una battaglia, per un duello, per uno scontro. Come andrà a finire? D'altronde la fisicità dell'atto sessuale è molto simile anche alla fisicità della lotta, quindi chi avrà la meglio? Beh, sappiate che lui comunque si metterà in gioco, altro che sì. L'unica cosa è che c'è un rischio, è che potrebbe non corrispondere a tanta fisicità e tanta passionalità il sentimento. Qui abbiamo il rischio della delusione. Cioè l'incontro, la notte di passione, poi però all'atto pratico non risuoniamo, caratterialmente, spiritualmente, sentimentalmente. Questa non è una storia che durerà per sempre o durerà molto, no, è la storia dell'appagamento e della sigaretta dopo l'appagamento, con una profonda delusione da parte vostra, però con una totale libertà riguadagnata. E c'è anche un rischio, qui abbiamo una donna che si allontana con in mano un bastone e sembra quasi intenzionata a tornare sui propri passi per vendicarsi di lui che si è approfittato di lei e che alla fine, dopo il coito lì a brindare, ho ottenuto quello che volevo. Quindi, cosa ci dicono le carte? Allora, la storia finirà e ripeto, secondo me, se non è già avvenuto quello che abbiamo visto e si tratta di un qualcosa che dovrete vivere, voi comunque riprenderete la vostra strada senza rancore, ve ne farete una ragione, ma non porterete con voi nulla di questa esperienza perché questa esperienza non vi trasmetterà nulla. Assolutamente no, proprio quasi l'elemosina, cioè state per approcciare un uomo che si dichiarerà a voi, attratto fisicamente tantissimo, lo ricambierete perché vi piace tanto, accettate questa mera considerazione, sarà una notte di sesso e nulla più, non cercate di dipingerla con colori più belli di quelli che effettivamente appartengono a questo quadro d'insieme, a questa situazione, non cercate di perdervi nelle immagini del quadro. Stile sindrome di Stendhal, perché qui durerà tutto molto poco. Spero che il rapporto duri un po' di più del molto poco. Ma una volta sfogati questi appetiti, in realtà tra di voi si creerà proprio il gelo, cioè si creerà il gelo. E lui riprenderà la sua vita e la sua facciata, la facciata della sua esistenza, magari anche con la donna ufficiale, con le sue abitudini, abituato così un po' ad elargire la sua presenza, a fare l'elemosina alle persone che lo circondano, ma questo in tutti i sensi, anche con le persone con le quali si frequenta quotidianamente, c'è una donna ufficiale e sappiate che comunque questa situazione non la chiude, non la chiuderà, forse non ve l'ha detto, lo scoprirete, corre anche il rischio lui di essere scoperto dalla donna ufficiale, per quanto riguarda voi, non vi preoccupate perché comunque la vita sta per aprirvi, e vi sta per introdurvi in un nuovo capitolo della vostra esistenza, quindi cosa abbiamo? Beh, carta di apertura mazzo che comunque rappresenta una carta all'interno del mazzo, nell'orizzonte che vi si para dinanzi c'è comunque un'apertura, c'è possibilità di andare verso un qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo che vi attende è un amore ricambiato, in questo caso alla luce del sole molto più romantico. La forza che vi contraddistingue è il coraggio che vi appartiene, nonché questa profonda fisicità e sensualità vi porteranno a vivere questo crepuscolo senza sviluppare sentimenti di attaccamento e di rancore. La vostra grande forza e la vostra gioia saranno conseguenza e allo stesso tempo sono messa a causa di questo chiudere in fondo in pari. Voi una cosa la sapete, nel momento stesso in cui accetterete questa storia, sessualmente parlando, sapete cosa date, sapete cosa prendete, non vi aspettate più di quello che state dando. Certo, l'amaro resta, la delusione resta perché forse questa persona a voi piace. E quindi il desiderio di andare un po' oltre i 5 minuti di intimità c'è, ma allo stesso tempo questo desiderio non è né corda né catena né limite né trappola. Cioè vi spoglierete subito di questa esperienza, ripartirete e rinascerete proprio da zero. Bene, fatemi sapere, situazioni un po' particolari, quindi per la seconda variante vera e propria dichiarazione c'è, cioè non c'è, più che altro qui c'è una gran voglia di approfondire. Ma abbiamo capito anche in che modo e in che senso. Fatemi sapere con i vostri commenti. Un grande bacio e alla prossima.